Possiamo quindi continuare a credere che l'opera di Dante si limiti a rappresentare un traguardo della sola arte poetica? Non più, se abbiamo imparato a guardare più attentamente i dettagli appena citati. I trovatori, così ammirati e spesso imitati da Dante, passarono alla storia come compositori di melodie, oltre che di rime. E se non furono essi stessi gli esecutori delle loro canzoni, il mestiere dell'esecutore era infatti riservato ai giullari, certamente diedero chiare indicazioni su come queste dovessero essere cantate ed eseguite, di corte in corte, di castello in castello. La stessa cosa poté fare Dante quando l'esilio lo costrinse a peregrinare per l'Italia, visitando corti che avevano ospitato alcuni di quei poeti musici che egli amava, come quella dei Malaspina in Lunigiana o quella Scaligera di Verona. L'opera dantesca ha ispirato nei secoli musicisti e opere musicali, e non soltanto nei suoi tempi. Durante il periodo romantico furono scritte varie opere atte a musicare le rime dantesche, per arrivare poi ai giorni nostri. Infatti, fino a pochi decenni fa, anche molti giovani musicisti hanno scelto Dante come fonte di ispirazione per le loro creazioni musicali, rock. Una tradizione, quindi, quella di musicare Dante, che ha attraversato i secoli e che si è saputa trasformare incarnando stili diversi e dando voce a centinaia di artisti in ogni angolo del mondo. Una tradizione quindi ancora viva, che continua a ispirare suoni, viaggi e mete immaginarie ai confini dell'esperienza umana. Selvaggia, spray.